impegnate nella prima mattinata sul tatami centrale, Luca Nacoreta e Jacopo Pasquini, per favore. Luca Nacoreta, un veterano delle competizioni di Jiu-Jitsu, forse l'atleta più titolato per il momento. Chiama guardia e cerca di raspare. Dieci minuti di lotta per le cinture nere. I primi minuti sono sempre fasi di studio. Si rialza e ricomincia tutto da capo. Di nuovo in piedi, molto composti, il ritmo è piuttosto basso all'inizio della lotta. Tentativo fallito di takedown. Di nuovo, se no te lo ritiri in guardia. Per il momento niente di considerevole. Un paio di tentativi di takedown. Il primissimo da parte di Pasquini e il secondo invece da parte di Luca Nacoreta. Sono passati due minuti dall'inizio della lotta. Luca, sono passati due minuti, Luca. Attenzione che entra sotto già, eh. Bravo. Vai Luca, su. Accelera. Sulla carta sembrava un incontro completamente squilibrato a favore del veterano Nacoreta e invece per il momento Pasquini sta facendo faticare il giovane romano. Ancora 7 minuti al termine della lotta. L'arbitro ha appena finito di ammonire entrambi, probabilmente per una carenza nelle attività, nelle proiezioni, insomma stanno facendo poco e l'arbitro ha deciso di ammonirli. Primo avvertimento. Per il momento niente di importante, solo tentativi. Né un punto né un vantaggio per entrambi gli atleti, niente. Finalmente Nacoreta decide di chiamare la guardia e raspa subito.
due punti per il Romano. Siamo quasi a metà dell'incontro e Luca Nacoreta in vantaggio di due punti. Riesce a passare la guardia in nord-sud, altri tre punti per l'atleta di Eterna, 5-0 e ormai il match sembra in discesa. Concede spazio all'avversario, cerca di dare più velocità possibile al combattimento, cambia lato e ritorna. Posizione di controllo mantenuta senza fatica. Pasquini sembra in difficoltà e a ogni tentativo di uscita, al contrario, l'avversario sembra guadagnare terreno, guadagnare una posizione migliore da cui attaccare. Ginocchio sullo stomaco, altri due punti e siamo 7-0. Controllo dinamico ineccepibile, sta chiedendo all'avversario di muoversi per trovare spazi per attaccare e finalizzare. E in una frazione di secondo riesce ad arrivare alla schiena, sono altri 4 punti, quindi abbiamo superato la decina. 11-0, attacca il collo, prende spazio, finito. Progressione immacolata dell'atleta romano che chiama guardia, raspa, passa la guardia, ginocchio sullo stomaco e prende la schiena. 11-0 e finalizzazione. Luca Nacoreta di Eterna Jiu Jitsu batte per strangolamento Jacopo Pasquini di Matside e credo passi in finale.